Stefano, perché so che dovrebbe essere dietro via Bligny. Sì, affermativo. Ha preso fuoco l'alloggio. Ha preso fuoco? Ma chi ci abita? Ma si abitano dei marocchini. Stavano dentro? Sì, solo che sono usciti, sta ancora fumando, vero? Sono venuto qui in cortile, ho visto che c'erano delle fiamme, da sopra hanno visto il fumo. Dice, cosa sta succedendo? Ho dato un'occhiata, ho visto che stava bruciando qualcosa vicino alla porta. Un ragazzino nordafricano è salito su, ha chiamato qualcuno di loro, e si sono messi con 4-5 secchi a spegnere, è arrivato qualcuno che ha preso sto materasso e l'ha buttato nel bidone dell'immondezza. E da sopra hanno telefonato ai pompieri. Loro erano dentro quando... Sì, sì, senz'altro. Vedi? Gli ha preso il bagaglio. Sì, senz'altro, lì si è addormentato con qualche sigaretta, ha preso anche fuoco il materasso. Qui dormono in cinque. Una stanza senza neanche un bagno, niente? Niente, niente. No, c'è solo il bagno esterno sul balcone. E tu abiti di fronte? Sì, ma abito. Quanti siete in una stanza voi? Qui? No, no, dove abiti tu? Sì, due. In tre. Due? Qui in quanti erano, non lo sai? Ah, non lo so. Non lo so. Guarda un po' di 3 metri per 3 metri. Proprietario? Non ce l'ho qui. Non c'è qui. Hanno chiamato l'amministratore. Lo aspettiamo che arrivi lui. Eh? Chi è che abita lì? E te abiti lì, no? No, non sono fuori. Quali sono le persone che dormono lì? Chi sono? Dove sono le persone? Lavorano. Perché si è preso fuoco, ovviamente c'era qualcuno che abitava lì dentro adesso. Lavorano adesso. Ma si è preso fuoco, come ha fatto a lavorare? Come? Si è preso fuoco il materasso adesso, in questo istante, come fa ad avere... Non lo so. Mica ha preso fuoco da solo, eh? Non so. E chi abita qui? Non lo sai? Ma tu non sei sceso di là prima? Sa spiegarmi perché questi ragazzi con i quali abbiamo cercato di parlare scappano e hanno paura? Probabilmente perché molti non saranno in regola coi permessi. Immagino, e io non do delle certezze, do delle idee. Forse perché nessuno si vuol sentire addosso la responsabilità di un fatto che certo non gioca a loro favore, visto che già c'è un clima, non qui nell'ambito del condominio, ma in generale c'è un clima piuttosto teso, quindi dice ma prendiamo le distanze. Lì abitano in 3-4, sì. Però credo che abbiano una toiletta sola qui. Poi probabilmente molti non sono attrezzati per cucinare. Ma chi è che gliel'affitta? Sono i piccoli proprietari di qui che hanno... C'è qualcuno che è proprietario di tutti questi magazzini e di qualche alloggio. Quell'alloggio lì è affittato? Penso proprio di sì. E non sa quanto non pagano? Non li affitta direttamente a loro. Ah. Affitta qualcuno che a sua volta subaffitta a un numero cospicuo di nordafricani. E lei è abita qui? Io, sì. E cosa c'è? Un amministratore, un condominio? È stato avvertito. Dovrebbe lei sa il nome dell'amministratore? Si chiama Saia. Ed è in via Bruno Vuozzi 10. Saia? Amministrazioni Saia, sì. In quegli specifici. Poi abitano anche qua dietro, là e là. Queste cose qui sono tutte della Savonara, queste qui, quelle. Ma lei le ha affittate ai marocchini? Sì, 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 infatti li mette lei lì dentro, li proporziona lei lì dentro. Ah, li porta tutti lei praticamente? Sì, li porta lei. Cioè loro chiedono delle case, più o meno queste case, degli appartamenti e loro li mettono dentro. E poi decidono la somma dell'affitto. Chi è la Savonara? La Savonara è una persona che una volta raccoglieva i cartoni. Invece adesso no. Invece si è messa a vendere in affitto. Questa Savonara c'è ancora oppure? Sì, c'è ancora, però non è che sta adesso qua, sta da un'altra parte. Poi lei ha pure una villa, corso molto bianco. E tu sai quanto pagano loro di affitto? No, ognuno paga, non lo so più o meno, di preciso. Pagano, mi sembra, 50 o 100.000 lire ciascuno. Ah, quindi ciascuno sono 100.000 lire? Sì, in tutto al mese prendo 1 milione. Da una parte e dall'altra pure. Ma poi dipende quanti marocchini ci mette dentro. In una stanza ce ne sono 10-20. Poi abitano lì e... È un casino perché ne vanno via 10, ne vengono 20. Fanno a turni. Fanno i soldi qua e portano giù. Alle famiglie. Al mare. Di che nazionalità sei? Io, Marocco. Marocco? Sei venuto direttamente dal Marocco qui a Torino? Torino, meglio con Marocco.
Meglio di Marocco? Sì. Ma adesso lavori? Lavoro? Sì. No. E con le persone ci sono problemi? Con i torinesi? Io c'ho problemi di trovare lavoro. Problemi di lavoro. C'è ancora problemi di residenza, capite? Problemi di residenza. Non riesci ad averla la residenza? L'hai chiesta tu? La residenza l'hai chiesta qui in Italia? Io? Sì. No. No. Ciao. Ciao. Grazie. Ma noi troviamo città, la casa non c'è, sempre non c'è. Pagato 100.000, 150.000 al mese, tutte le volte. Per piccole stanze? Per un letto. Per un letto? Sì, non per una piccola stanza. Una brandina. E quanti ci dormite in una stanza? Una stanza? È una 15, una 20. C'è Castello, no? Lei c'ha un garage, fa a Castello, fa presto a fare i letti. Senta, e allora? Che problemi avete? Cioè di lavoro ne avete di problemi? Qualche volta al lavoro sì, ci troviamo. Cioè, a nero? A nero, sempre a nero. Qualche sempre. Mesetto, due mesi. Che lavoro dopo. Fate? Eh? Che lavoro fa lei? Quando noi qualche volta lavoro in strada, qualche volta lavoro a qualche moratori. Qualche volta rimaniamo senza lavoro. In questo momento sta lavorando. Le fabbriche vi mettono in regola. Perché lo so che tanta gente il lavoro non gli piace perché fa fatica alle acciaierie. E allora prendono gli altri africani come Beinasco, che hanno preso i nordafricani, perché le acciaierie, metà meccaniche, hanno preso loro a 1.200.000 al mese. Allora di che dia il lavoro regolare? È mica li comando io, mi tengo io a loro. Mangio io e mangiano tutti. Però bisogna allargare. Non che tu mangi per tre, io non devo mangiare, tu mandi in Marocco, non è mica bello. Perché voi ogni mese partite e portate la roba di là, giusto? Il riso, la pasta, eccetera. Allora bisogna dare anche all'italiano, non solo prendere e portare. Portate qualche cammello di qua, ma no. Noi arrivato a cercare un lavoro, mica arrivato a portare. Le case devono dare prima agli italiani e dopo gli stranieri. Perché c'è delle donne che hanno dei bambini in una soffitta e vivono in cinque. Italiani. Stai zitto, amico, non parlo con te, a camminare. Anche noi al governo. Lei stia zitto, faccia i fatti suoi. Allora bisogna dare prima chi abita in Italia. Perché se andiamo a Marrakech, ti fanno dormire sui cammelli, con lo sterco. Hai capito?